Salve a tutti, buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento R come rigenerazione, organizzato nell'ambito del Festival Sostenibile Online in questo periodo GECO. Quest'oggi parliamo del tema specifico del super eco bonus, del 110% per il terzo settore, quindi una parte del super eco bonus, con un approfondimento che faremo grazie ad alcuni ospiti che sono già collegati con noi. C'è Alessandro Martella, direttore commerciale di Azero CO2, Roberto Tognetti, promotore di Riusiamo l'Italia, Roberto Mancabitti, BNL, Terzo Settore, Nicoletta Gorgerino, responsabile del progetto Metti in Circolo il Cambiamento, accompagnata da due giovani idee del progetto Metti in Circolo. Concluderà poi l'incontro di oggi, Catiuscia Eroe, responsabile nazionale di Lega Ambiente Ufficio Energia. L'incontro è organizzato, promosso dal progetto ECCO, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Economie Circolari di Comunità, www.economiecircolari.eu, e il sito, un progetto che guarda all'inclusione circolare, cioè la capacità dell'economia circolare di includere persone in condizioni di marginalità, basato sul principio delle 8 R. Una di queste R è proprio rigenerazione, e il progetto Civico 5.0, che guarda all'efficientamento degli edifici, in particolare i condomini. Ma oggi ci addentriamo con questa campagna anche all'interno del super eco bonus per il terzo settore. È il primo incontro, Catiuscia poi alla fine al massimo mi correggerà, che organizziamo su questo tema. È un tema molto sentito da tutta la comunità legambientina, da chi gestisce uno spazio, chi intende in qualche modo approcciarsi a dei nuovi spazi, perché potrebbe consentire, e questo lo scopriremo poi durante il corso della giornata, di intervenire su tutte le tipologie di immobile per qualsiasi destinazione d'uso. Cercheremo di capire durante l'incontro quali possono essere i limiti, quali possono essere difficoltà, quali sono le cose alle quali bisogna porre particolare attenzione. Speriamo che possa essere un incontro per cominciare a praticarlo. Cosa sappiamo, questo ce lo dirà molto bene Catiuscia alla fine, che non è semplice questo percorso del super eco bonus, e ci sono degli aspetti che bisogna guardare con grandissima attenzione. Io non mi dilungo nelle premesse, perché gli appuntamenti online non hanno durata. Chiederei a tutti quanti di spegnere i microfoni per evitare poi di interferire con la registrazione. Il documento proveremo a fare il più pulito possibile per poterlo in qualche modo, insomma, poi divulgare e renderlo chiaro. E passerei, la parola ad Alessandro Martella, Azero CO2, per cominciare a conoscere meglio questo tema e cominciare ad approfondirlo da un punto di vista tecnico. Di stare all'interno dei 10 minuti, e di introdurre il tema del super eco bonus, per poi andare un pochino più nel dettaglio invece del 110% applicato al terzo settore. Alessandro, ci sei? Sì, ciao a tutti, ciao Lorenzo, grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere qui presenti. Cercherò di stare nei 10 minuti come da programma. È assolutamente una bellissima occasione poter parlare di super eco bonus in questo momento per noi operatori. Io lavoro per Azero CO2 e noi siamo un player, siamo un general contractor, quindi per intenderci uno di quei soggetti che opera lo sconto in fattura. Quindi che si fa carico di tutti gli adempimenti progettuali ed esecutivi per conto del cliente, emette fattura al cliente e sconta quella prestazione al cliente. Diciamo che oggi possiamo dire che il 90% del mercato del super bonus si sta muovendo grazie ai general contractor, quindi a questi soggetti altamente competenti e specializzati che fanno questo tipo di attività. Noi Azero CO2 rappresenta un operatore di questo tipo, un operatore che operava già da qualche anno sul meccanismo della cessione del credito, perché questa risale al 2017, la prima volta quando è stata introdotta sulle parti comuni. Poi ha subito varie variazioni nel 2000, col decreto crescita nel 2019, e poi adesso è diventata, diciamo, un progetto che sta facendo nascere società e sta sviluppando e sta attirando il settore. Una interessantissima novità è quella oggetto della discussione odierna, ovvero della possibilità anche per il terzo settore di essere
essere coinvolto nel meccanismo del super bonus, con o senza il general contractor, quindi o in autonomia o tramite l'aiuto di un general contractor. Entro un po' in verticale su che cos'è il meccanismo del super bonus per semplificare, diciamo, la presentazione, il racconto. Io sarebbe a condividere il mio schermo, se è possibile, se me lo permetti, Lorenzo. Te lo permetto, tecnicamente lo farà Sibilla, te lo permettiamo. grazie. Grazie Sibilla. Non so se intanto vuoi anticipare quando poi arriverà. Sì. Ti dovrei aver autorizzato. Riprova. Grazie mille. Sì, grazie. Dovreste vedere il mio schermo. È corretto? Esattamente. Sì. Allora, il meccanismo del super bonus o super eco bonus non è altro, è l'incremento al 110% di quella che era la detrazione già cogente dal 2013 in Italia sugli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione sismica. Diciamo, il decreto rilancio, quindi pubblicato a maggio del 2020, ha innalzato queste percentuali di detrazione al 110. Lo ha innalzato per alcune caratteristiche di interventi e per un tempo limitato. L'intervento, la possibilità va dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, eccetto che per alcune categorie di lavori che riguardano le case popolari, per cui abbiamo sei mesi aggiuntivi. Il soggetto che esegue questi interventi di efficientamento energetico in questo periodo ha diritto a avere il 110% di detrazione, quindi il 10% in più di quanto spende, da recuperare in 5 quote annuali. Ovvero può anche optare per quello che si chiama sconto in fattura, ovvero quindi chiedere al proprio fornitore di acquisire lui, il fornitore, il credito d'imposta, quindi facendo lo sconto immediato al cliente che ottiene l'intervento gratuitamente, oppure un'ulteriore modalità è quella di pagare l'intervento, generare il credito fiscale e poi cedere il credito fiscale ad altri istituti di credito. È un'opportunità dalla potenzialità enorme, infatti il mercato si sta muovendo prepotentemente. Tutti gli operatori del mercato energia, del mercato edilizia, del mercato impiantistico, dei servizi per l'architettura, sono tutti, possiamo dire, concentrati e super focalizzati su questo meccanismo che per i prossimi 2 anni coinvolgerà un settore gigantesco in crescita. Quali sono le caratteristiche per poter accedere al meccanismo del super bonus? Abbiamo detto la taglia, il periodo, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022, le spese devono essere eseguite in questi interventi. Bisogna necessariamente fare quelli che si chiamano interventi trainanti, ovvero bisogna necessariamente fare uno tra gli interventi qui elencati, ovvero o l'isolamento termico a cappotto per almeno il 25% di disperdenti o intervenire sull'impianto termico di climatizzazione invernale dell'edificio, sia esso condominio o sia esso unità immobiliare, oppure eseguire degli interventi antisismici. Una volta eseguiti quelli che si chiamano interventi trainanti, uno di quei 3 interventi, è possibile trainare, quindi far sì che anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico possano godere della detrazione del 110. Quali sono tutti gli altri interventi? Sono quelli, abbiamo detto, già previsti dalla detrazione fiscale cogente dal 2013, ovvero infissi, ovvero caldaie a condensazione, ovvero pompe di calore, solari termico, schermature solari. È stata introdotta inoltre la possibilità di trainare, quindi ottenere anche la medesima percentuale di detrazione, anche per gli interventi di installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici,
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Quali sono le caratteristiche e i requisiti? Il decreto rilancio al comma 9 definisce quelle che sono le categorie di immobili previste, i beneficiari. Entrerò un po' più nel merito successivamente. È necessario che gli immobili oggetto di intervento, questo è un tema fondamentale, siano dotati di una conformità urbanistica e catastale, quindi che non presentino abusi sia dal punto di vista urbanistico e non presentino difformità dal punto di vista catastale. È necessario che il mix di interventi di efficientamento trainanti e trainati garantisca all'edificio nella sua complessità, nella sua globalità, sia esso condominio o unità immobiliare, un miglioramento di almeno due classi energetiche. Ci sono inoltre dei requisiti tecnici su ognuno degli interventi da realizzare in termini di trasmittanze da raggiungere, in termini di efficienza da raggiungere, in termini di impianti, e il cappotto, ad esempio, può essere realizzato esclusivamente con materiali isolanti dotati di certificazione CAM, criteri ambientali minimi, che garantiscono contenuti minimi di riciclato e riciclabile. Inoltre, bisogna rispettare dei limiti di spesa imposti dalla normativa. Noi come Azzeroccio 2 cerchiamo di mettere sempre come posizione, come in testa alle nostre priorità, sempre la sostenibilità dell'intervento, sia in termini proprio di materiali scelti, no? Cerchiamo di prediligere materiali che abbiano una origine riciclato o riciclabile, e ove possibile cerchiamo di spingere tantissimo l'utilizzo delle fonti rinnovabili per massimizzare la classe energetica raggiunta. Faccio giusto in verticale due minuti sul terzo settore. Chi sono i beneficiari? Avevo detto che avrei fatto un dettaglio. I beneficiari definiti dalla norma sono i seguenti: sono i condomini come entità, le persone fisiche però fino a un massimo di due unità immobiliari, le cooperative di abitazioni indivise, ci sono poi le entità del terzo settore, appunto, e le associazioni sportive limitatamente agli spogliatoi. Quindi abbiamo detto possono accedere onlus, associazioni di volontariato e altro tipo di associazioni. Un tema importantissimo è stata la pubblicazione il 18 dicembre di questa audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché l'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente provato a dire che il terzo settore aveva diritto ad accedere al meccanismo del superbonus limitatamente agli edifici residenziali. Fortunatamente il direttore dell'Agenzia delle Entrate il 18 novembre, tramite la sua audizione, che potete trovare tranquillamente online, ha rettificato quanto era stato detto nella prima circolare, dicendo in realtà che il superbonus per tali enti spetta per tutti gli interventi agevolabili, qualunque sia la categoria catastale, la destinazione d'uso dell'immobile, il terzo settore può godere del superbonus. Un altro aspetto fondamentale è che non c'è nemmeno il limite delle due unità immobiliari, cioè il terzo settore può ottenere, un'associazione può ottenere il superbonus per tutte le proprietà immobiliari di cui dispone. Di cui dispone non significa che deve esserci necessariamente la proprietà, ma basta che ci sia un diritto che può essere quindi un comodato d'uso, può essere un contratto di locazione. Quindi l'importante è che goda di un diritto, di un titolo su quell'immobile. Sempre il direttore dell'agenzia ha chiarito, è vero che bisogna rispettare ugualmente i limiti di spesa per categoria di intervento. Io qui ho riassunto quelli principali. Come vedete, per gli edifici, per gli interventi edilizi di cappotto, il limite varia dai 50.000 euro per unità immobiliare, per la singola unità immobiliare, per la villetta, e poi diventa 40.000 e 30.000 invece per i condomini. Per gli impianti termici 30.000 per la singola villetta, il singolo edificio, la singola unità immobiliare, e 20.000 e 15.000 per le multiproprietà. E poi per il fotovoltaico abbiamo 2.004 euro kilowatt, batteria 1.000 euro kilowattora e colonnina di ricarica 2.000
e poi in realtà diciamo il nuovo, la finanziaria appena pubblicata anche qui ha creato degli scaglioni a seconda del numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Interrompo la condivisione, spero di essere rimasto nei 10 minuti. Sì, perfetto. E tra l'altro benissimo la verticalità sul terzo settore, la notizia dell'Agenzia delle Entrate con l'audizione di Ruffini, sì, che specifica meglio questo discorso rispetto alla tipologia catastale e alla destinazione d'uso, perché apre effettivamente la possibilità del terzo settore di intervenire su un gran parte, tantissimi immobili, e questo ovviamente, se indirizzato nel modo corretto, può diventare un volano estremamente, estremamente interessante. Ora, per capire dell'urgenza, ecco, che abbiamo in qualche modo di affrontare il tema della rigenerazione, di riusare gli immobili inutilizzati o sottoutilizzati, io passerei la parola, grazie mille Alessandro Martella a 0C2, a Roberto. Grazie a voi. A Roberto Tognetti della Fondazione Riusiamo l'Italia, perché il tema che lui affronta da tantissimi anni è assolutamente centrale, e chissà che non si possa, attraverso questo strumento che per il terzo settore è così ampio, facilitare, ecco, un riutilizzo del patrimonio utilizzo non utilizzato o sottoutilizzato. Passo la parola a Roberto Tognetti. Sì, grazie Lorenzo. Sì, in effetti la tua introduzione è perfetta per me, perché io devo dire che con Lorenzo ho accettato con entusiasmo di partecipare a una condizione: che non fossi io il relatore che interpreta la conoscenza suprema del 110, in quanto nel nostro network abbiamo degli esperti che in tal caso avrebbero dovuto sostituirmi. Io quindi godo della loro competenza, e noi lavoriamo in rete, lavoriamo per complementarietà, e quindi mi appoggio su conoscenze e competenze che sono analoghe all'introduzione che abbiamo appena sentito. Quindi ho chiesto a Lorenzo invece di, come dire, entrare in risonanza col tema dell'agevolazione dell'ecosisma bonus, affrontando in maniera un po' più generalista sia il riuso come fenomeno e come potenziale di applicazione delle politiche per la sostenibilità e per la lotta al cambiamento climatico, e sia in particolare rispetto a un profilo sfida che fa parte un po' dei nostri delle nostre ossessioni, che proprio col 110%, col supporto del 110% potrebbe avere una bella simbiosi, che presenterò alla fine di questa mio breve momento. Allora anch'io passo alla condivisione dello schermo e dunque grazie Sibilla, sempre un supporto, grazie. Dunque, vedete il mio schermo? Sì. Perfetto. Allora, la nostra avventura, come diceva Lorenzo, parte da questo libro del 2014. Noi in realtà è già da qualche anno prima che ci occupavamo di questo tema. Il libro è quello che ha segnato un po' l'accelerazione del nostro percorso. E un richiamo insomma alla nostra attività core, che è quella appunto di interpretare la sovrabbondanza di spazi vuoti, che qui vedete con un commento che la disegna nella sua abnormità quantitativa. Quindi 6 milioni e mezzo di spazi vuoti, circa 5 milioni sono case e 1,5 milioni sono altro. Questo altro è visibile da questo infogramma, nel senso che c'è tutto quello che non è residenziale, quindi si va dalle stazioni abbandonate ai capannoni, all'archeologia industriale, alle colonie, ai macelli, alle scuole, alle società operaie di mutuo soccorso, alle case popolari. Cioè il patrimonio dismesso è in continuo aumento. È figlio, diciamo, di questa divaricazione, di questa asimmetria che ha caratterizzato la storia del nostro paese, cioè una crescita della popolazione che in circa 70 anni
è stata di meno del 30% e invece una crescita del patrimonio costruito che è stata del 400%. Quindi in questa forbice c'è la dimensione del fenomeno, che vuol dire una simmetria appunto che non tenderà a ricomporsi velocemente, anzi i segnali sono opposti, ci sono tantissimi fattori che probabilmente la divaricheranno ulteriormente. Pensiamo alla smaterializzazione dell'economia in tantissimi settori, pensiamo anche agli effetti del Covid, della pandemia, che hanno fatto del distanziamento sociale uno degli elementi di sicurezza sociale. Pensiamo al fascino dei borghi e dello smart working, così come si sta profilando in tante manifestazioni. Insomma, gli spunti davvero per leggere questa tendenza sono tantissimi. Noi diciamo che la nostra filosofia ruota molto intorno a questa infografica, cioè quella che ogni giorno un immobile abbandonato vale un po' di meno. A noi piace chiamarlo una sorta di capitalismo al contrario, no? Quindi un immobile ieri valeva 100, oggi 99, domani 98 e via così. Finché poi può succedere un elemento più o meno traumatico, tipicamente il crollo della copertura, però possono essere anche altri fenomeni, dove questa discesa lineare del valore diventa assume la forma del collassamento, insomma. Per cui c'è un precipitare del valore, alcune volte addirittura il valore del costruito, del potere edificatorio, non compensa neanche il valore del terreno, ammesso che quel terreno possa avere un valore, perché spesso c'è un problema di bonifiche. Quindi noi abbiamo fatto, diciamo, intorno a questo elemento rispetto al quale ogni cosa che viene fatta per contrastare quel declino sta creando valore, proprio come se fosse una somma algebrica, cioè viene contrapposto il segno più al segno meno, quando anche rimanesse meno, comunque è meno di quello da cui si era partiti, quindi il fattore positivo del riuso esiste sempre. Intorno a questo elemento di positività abbiamo fatto questa stima econometrica, per cui con il riuso dell'1,5% o del 3%, ipotizzando due lavoratori per ogni spazio recuperato, avremmo una disoccupazione giovanile ridotta tra il 5 e il 10%. Questa era la tesi del libro, questa tesi poi è stata rinforzata con studio anche Legambiente. A Rimini avevamo aggiornato questi dati, li avevamo splittati, qui vedete le macrovalutazioni: disoccupazione giovanile meno 10, occupazione creata quasi 100.000 unità, fatturato anno generato quasi 3 miliardi di euro. Tutte queste cose vengono supportate da questa mappa che favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta. Questa mappa è libera e gratuita, vado velocemente perché ho paura di sforare, è una mappa che può funzionare con spontaneità, che può essere alla portata di tutti, ma funziona meglio quando c'è una regia, quando c'è un progetto, quando c'è un soggetto che fa da coordinatore, e qui ci sono i casi che stanno evolvendo sotto questo auspicio. Ultimamente abbiamo fatto anche un'altra mappa che si chiama Mappa dei Desideri, che permette anche di mappare ciò che si richiede, non solo ciò che si offre. Quindi io posso essere appunto un ente no profit, ho bisogno di uno spazio con certe caratteristiche, lo segnalo attraverso un meccanismo molto semplice, gestibile con la piattaforma digitale. Abbiamo fatto un corso online l'anno scorso che ha avuto 3 edizioni, abbiamo aggregato 1.500 iscritti, e in questa cartina che georeferenzia la provenienza degli iscritti c'è la rappresentazione plastica di una sorta di meglio gioventù italiana, cioè prevalentemente sono giovani, sono esordienti, sono principianti, che hanno la vocazione alla riattivazione di spazi. Spesso sono, come tutti i principianti, sono anche un po' ingenui, sono anche un po', come dire,
io potrei anche definirli affettuosamente immaturi, però l'elemento straordinario è l'energia, l'allineamento sui principi della sostenibilità, la vocazione, l'empatia, quindi tutte cose che credo che uniscono noi, Legambiente, gli amici oggi radunati intorno a questa discussione, quindi veramente un'Italia che sarebbe da raccontare e che purtroppo non racconta nessuno, perché nel talk show in televisione vediamo sull'elemento proprio che mi piaceva combinare con la vivacità del 110. Noi sono anni che parliamo, ci piace ragionare intorno a questo principio, quello cioè che nelle politiche pubbliche andrebbe colpita la rendita e favorito l'investimento. Spesso non ci sono gli strumenti per farlo, specie a livello di municipi, a livello di comuni. I comuni hanno una flessibilità molto ridotta da questo punto di vista, attraverso l'IMU, attraverso altri strumenti. Dal nostro punto di vista è un po' l'elemento mancante di un'autonomia fiscale a livello locale, che andrebbe invece sostenuta, resa più fluida, resa più forte. E a noi interesserebbe molto lavorare su questa griglia, cioè quella di un abbattimento fiscale, per esempio, relativo alla disponibilità a segnalarlo, per esempio, attraverso la nostra piattaforma, anche se non è l'unica, è già un segnale che andrebbe premiato. Ma soprattutto ci dovrebbe essere un secondo abbattimento fiscale molto più importante per l'affidamento degli spazi ad enti del terzo settore, così come previsto dalla legge. E qui concludo con questo riferimento che è previsto nella legge di bilancio ultima, dove c'è la possibilità di esenzione dell'IMU per gli enti del terzo settore, per cui combinando questo dispositivo, diciamo, di ragioneria contabile per gli enti locali, con questa visione sui territori, secondo noi si potrebbe fare un gran bel lavoro e appunto in sovrapposizione o in complementarietà a quello del 110. Mi fermo qui per ora. Grazie mille, numeri impressionanti, impressionanti del sottoutilizzato e del non utilizzato. Alcuni degli esempi che ha fatto Roberto adesso rappresentano anche linee di azione che come Legambiente abbiamo in qualche modo affrontato. Immaginavo quando ho parlato delle stazioni non presenziate, l'impegno che abbiamo avuto con la rete ferroviaria italiana per quanto riguarda l'impegno della creazione di green station in spazi non utilizzati, quindi l'utilizzo sociale di questi spazi, ma i numeri sono enormi la possibilità di poter fare gli spazi. È molto bella questa disponibilità enorme di spazi. È la seconda mappa che ci ha fatto vedere Roberto, invece delle energie potenziali nei territori dei giovani che invece su questo si vorrebbero attivare. Quindi questo vuol dire poter far scopo, e quindi noi stiamo cercando oggi, provando a cercare oggi di mettere insieme delle possibili energie che su questo tema riescano in qualche modo a creare un effetto di moltiplicazione. Qualcuno ha già cominciato a fare delle domande nella chat, che se ne avete continuate a pubblicarle. Credo che questa prima, da parte di Antonio Pascale, possa essere magari affrontata da Alessandro Martella sulla COP sociale e terra del bene vincolato. Però partirei proprio con il nostro prossimo ospite su questa ottica della moltiplicazione, e qui quando si parla di moltiplicazione viene subito in mente la capacità di un istituto finanziario di poter fare in modo che questi interventi si possano moltiplicare sempre di più all'interno del territorio, per avere la possibilità effettivamente di aggredire tutto questo utilizzato, di non utilizzato e tutto questo sottoutilizzato, per creare quelle nuove percorsi all'interno dei territori e recuperare tutti quanti questi immobili. Passo la parola a Roberto Mancabitti, BNL, settore terzo settore. Grazie Lorenzo. Grazie. Ufficio terzo settore. Mi sentite? Prego, sì, benissimo. Okay. Grazie Lorenzo per questo invito, grazie a Legambiente, molto interessante i due interventi che ho seguito. Devo dire che sono stati veramente
utili, perché ho tratto gli spunti anche poi per delle riflessioni che potremo fare in futuro insieme. Effettivamente il tema del super bonus, eco bonus e sisma bonus per il terzo settore è un tema centrale in questo momento della nostra attività. C'era stata una lacuna normativa, perché quando è stato definito il perimetro di applicabilità di questi incentivi fiscali è stato escluso una parte importante dell'economia italiana. Non dimentichiamoci che il terzo settore rappresenta quasi il 4% del prodotto interno lordo, quindi il fatto di escludere una parte così importante della nostra economia da questo incentivo era un errore che per fortuna è stato riparato poi a fine del 2020. E voglio essere molto concreto, vorrei dare un attimo a questo mio piccolo intervento un taglio operativo, in modo che riusciamo magari a trovare anche degli spunti per poter discutere e poi mettere a terra anche concretamente delle azioni che possiamo fare insieme. Come diceva Lorenzo, noi siamo un istituto finanziario, noi siamo nati soprattutto come Dipartimento Terzo Settore per sostenere l'economia sociale, per sostenere l'attività che è diretta a creare un impatto ambientale e sociale nel nostro territorio. È un'economia che ha sofferto molto nell'ultimo anno, un po' perché è stata colpita fortemente dalla crisi sanitaria e un po' perché ha visto anche inaridirsi certi canali di finanziamento classici, come per esempio certe occasioni di raccolta fondi che sono venute meno. Noi siamo stati vicini al terzo settore, abbiamo erogato dei finanziamenti garantiti, abbiamo anche fatto delle donazioni come istituto. Ma al di là di questo, volevo descrivere come ci stiamo muovendo noi per ciò che riguarda il tema super bonus. Noi abbiamo creato un desk al nostro interno, il Green Desk, che è è la funzione banca che è deputata a intercettare tutte le richieste di intervento nell'ambito del super bonus per valutare, per esaminare insieme ai nostri clienti quale sia la fattibilità del progetto. Quindi diamo un supporto in termini di valutazione della sostenibilità finanziaria e anche dell'allineamento tecnico del progetto che ci viene presentato. Chiaramente per ciò che riguarda il terzo settore, noi vediamo che delle tre forme di intervento previste dalla legge, che è quella principale, la detrazione fiscale del 110%, quella della cessione del credito o dello sconto in fattura, normalmente quella scelta è quella dello sconto in fattura, perché le realtà del terzo settore non hanno la capacità di produrre profitti tali da poter poi avere uno zainetto fiscale in grado di riassorbire questo credito fiscale. E la cessione del credito prevede comunque la maturazione del credito, quindi prevede di completare i lavori, no? E per cui anche questo richiede un sostegno finanziario, di solito si orientano verso lo sconto in fattura. Però noi siamo pronti a interpretare le esigenze del cliente anche lato finanziario, nel senso che se il progetto è costruito bene, se risponde a quelle caratteristiche che prevede la normativa, noi siamo disponibili anche a finanziare il progetto, salvo poi rimborsare il finanziamento in tutto o in parte acquistando il credito dal soggetto. Per cui possiamo dare, oltre a consulenza tecnica, e in questo quadro noi ci avvaliamo di due società esterne con le quali abbiamo fatto un accordo, che sono la Protos, società di consulenza che si occupa di asseverazione e di visto di conformità, che sono i due step necessari, no, per poi validare la documentazione che viene presentata per la maturazione del credito fiscale, e Ernst & Young, che invece si occupa, qualora sia necessario, della valutazione di aspetti legali e fiscali. Noi mettiamo al servizio queste due società, che però non sostituiscono il cliente, nel senso che noi non facciamo questo tipo di servizio, ma aiutano il cliente nella valutazione della congruità della documentazione e della sostenibilità del progetto. Perché ci sono alcuni elementi che vanno considerati. Al di là dell'entusiasmo che genera questo nuovo provvedimento fiscale,
molto interessante, molto premiante, bisogna essere molto cauti, perché quando parliamo di interventi edilizi, lo diciamo con l'esperienza di anni di lavoro, la componente costi va controllata con grandissima attenzione, nel senso la possibilità di sforare, di pianificare male i costi è molto elevata, e considerato che ci sono dei limiti di spesa e che comunque il progetto deve restare entro un certo ambito di sostenibilità, è necessario che questa pianificazione sia molto stringente e molto puntuale. E in questo noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, per cui siamo a disposizione tramite il nostro desk per valutare i progetti che ci vengono presentati. Devo dire in effetti che questo provvedimento ha scatenato un certo entusiasmo e c'è anche adesso forse un po' di sovraccarico di lavoro. Vi faccio soltanto un esempio, gli ATER, che sono gli ex IACP, no? Istituti di Case Popolari, che fanno social housing, social house providing, si sono mossi. Perché? Perché loro avevano un limite oggettivo molto importante, che non potevano superare certi livelli di spesa per metro quadro in forza di un decreto di qualche anno fa. Con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura, superano questo limite, per cui riescono ad attivare un processo di riqualificazione e di ammodernamento, di efficientamento del loro patrimonio, che a livello nazionale tocca migliaia di immobili. Quindi una massa gigantesca di lavoro potenziale, addirittura difficilmente gestibile. E qui entra il secondo punto che volevo portare alla vostra attenzione. Il primo è i tempi, perché bisogna programmare bene i tempi per riuscire a restare in quelli previsti dalla legge. Sembra scontato, ma non lo è in edilizia, perché soprattutto se ci dovesse essere un sovraccarico di lavoro, per cui le strutture che si occupano di questa attività fossero, diciamo così, in overbooking, ci potrebbe essere un problema di non riuscire a far entrare il progetto nell'arco temporale previsto. Un'altra cosa sono i fondi stanziati. Basteranno i fondi stanziati? Andranno ad esaurimento? Verranno rifinanziati? Qui ci sono una serie di elementi da considerare, perché nel momento in cui si dovesse andare molto avanti nella progettazione, si potrebbe entrare in un'area di incertezza tale per cui magari il progetto valido e interessante poi non riesce più ad essere messo a terra. Quindi importanza programmazione dei costi, pianificazione, verificare i costi collaterali che ci sono sempre in questo tipo di interventi e valutare bene anche quelli che sono gli effetti degli interventi trainati, per esempio quello che si può fare per ciò che riguarda il recupero energetico, le colonnine di ricarica, eccetera, perché sono elementi complementari che arricchiscono comunque il progetto, lo fanno più rotondo e lo possono rendere più interessante. Noi come stiamo servendo il territorio? Noi abbiamo una rete di referenti a livello nazionale. Copriamo tutte le regioni, sono persone che seguono il terzo settore, che hanno avuto una formazione specifica per ciò che riguarda le esigenze del terzo settore e dei prodotti dedicati al terzo settore. Abbiamo proprio una gamma di prodotti nata per il terzo settore che quindi possono accompagnare la nostra attività oltre quello che è l'eco bonus o il sisma bonus o il super bonus. Possiamo mettere a disposizione altro, nel senso che vorremmo dare un servizio a 360 gradi. La nostra filosofia è sempre quella di non limitarci all'intervento specifico, ma cercare di essere più presenti, cioè diventare partner a 360 gradi e non soltanto sull'intervento singolo. Per cui abbiamo la rete, le competenze, possiamo esservi d'aiuto in questa fase. Per ciò che riguarda gli elementi tecnici, è stato detto un po' tutto, quindi non mi dilungo, Lorenzo, nel senso che sarebbe inutile, perché abbiamo già avuto un quadro molto preciso. Sono rimasto molto colpito dalla numerosità di immobili in abbandono, non pensavo fossero così tanti, per cui in realtà c'è un valore gigantesco da creare per la collettività. Mai e poi mai si potrà fare qualcosa nei termini previsti, temporali previsti attualmente, quindi è auspicabile che questa misura venga
rifinanziata e protratta nel tempo, perché veramente c'è tantissimo da fare per la collettività e soprattutto per il sociale, perché io penso quante persone svantaggiate o disoccupate possono essere assorbite in questa fase. E voi sapete che è un problema drammatico. L'ultimo anno abbiamo visto situazioni veramente cataclismatiche in certe zone d'Italia, e quindi noi siamo al vostro fianco per aiutarvi nel superare questa fase di crisi e per sostenervi anche in questa attività. Benissimo, grazie mille Roberto Mancabitti, BNL, ufficio terzo settore, molto chiaro con gli strumenti, con la possibilità effettivamente e anche le accortezze da tenere in questa fase. Siamo molto d'accordo e molto consapevoli con Cagliuscia di quanto il terzo settore, di quanto il 110% abbia quantomeno come dire ha aizzato tantissime energie in tutto quanto il paese. Ci sono tanti tecnici che ci raccontano di quante domande stanno arrivando, di quante, sicuramente anche Alessandro Martella su questo aveva insomma nel suo intervento lo aveva accennato. Questo ci deve portare ovviamente ad approfondire quelli che possono essere i rischi e a nostro avviso anche cercare di capire quali possono essere dei percorsi pilota che ci riescano a far fare dei percorsi più sicuri, grazie mille. State cominciando a fare le domande sulla chat. Antonio Pascale ne ha fatto la prima e adesso anche credo la seconda, la prima diretta ad Alessandro Martella. La nostra coppia sociale sta rigenerando un bene vincolato per locazione, gliela lascio leggere a lui che poi è lunga, però magari alla fine del primo giro se Alessandro Martella può magari accennare se è ancora collegato. Una domanda di Ernesto, il sì, super ecobonus sì, a quale unità immobiliare? Perfetto, grazie mille. Il super ecobonus a quale unità immobiliare applicabile? Solo a quelle residenziali? No, se a intervenire il terzo settore, Alessandro Martella e Cagliuscia mi correggeranno, no, può intervenire su qualsiasi tipologia catastale e qualsiasi destinazione usile, quindi non è soltanto il residenziale. E qui c'è una domanda un pochino più specifica che forse farei sempre Alessandro, forse anche a Cagliuscia. Buongiorno, volevo chiedere se possono accedere al super bonus anche condomini, comunità residenziali, proprietà di soggetti IRES, o è necessaria la presenza di almeno un soggetto IRPEF? Grazie a chi mi risponderà. E poi la seconda domanda di Antonio Pascale, credo che sia diretta più a Roberto Mancabitti come BNL. Vi dico soltanto di appuntarle, provare a scorrere e rileggere e provare brevemente dopo, alla fine di questo primo giro, a rispondere. Qui c'è un altro progetto di rigenerazione con immobili 3200 metri quadri, complimenti per un progetto di formazione. No, non è soltanto spogliatoi, era un altro degli esempi. Se siete un terzo settore potete intervenire. Qui credo che l'accortezza sia di stare molto attenti ai limiti che ci esponeva Alessandro Martella nel momento in cui si interviene su un immobile così grande. Probabilmente andrà combinato con altri con altri strumenti. Come fa Sibilla, ricordiamo sempre che stiamo registrando e quindi chi non volesse apparire chiediamo di spegnere la telecamera, di spegnere il microfono e introdurrei la nostra prossima ospite, Nicoletta Gorgerino, responsabile nazionale del progetto Metti il Circolo e il Cambiamento, perché per potere, lo diceva bene Roberto Tognetti quando ci mostrava tutti gli immobili utilizzati o sottoutilizzati che necessitano di idee, di innovazione, di formazione per poter funzionare, questo grandissimo potenziale rappresentato dagli iscritti ai suoi corsi. Ecco, il progetto Metti in Circolo il Cambiamento si basa proprio su formazione e innovazione nei territori per raccogliere delle idee che in qualche modo sono fondamentali per avviare questi processi nei territori. Nicoletta, ti lascio la parola, ci sei? Passo. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Forte e chiaro. Ottimo. Allora sì, mentre vi ascoltavo, appunto ascoltavo proprio gli interventi un po' più tecnici, stavo cercando di rifocalizzare un po' il mio intervento di presentazione di Metti in Circolo, che appunto è un progetto promosso da un ONG, quindi di fatto un ente del terzo settore che si chiama LVA. E quindi in questo caso vi parlo, diciamo, da ente del terzo settore, non tanto o non solo beneficiaria di diciamo un intervento di efficientamento energetico rispetto a degli immobili che può possedere, che insomma trovo molto interessante come spunto, ma come più attore attivo, protagonista nella formazione
nel creare appunto opportunità formative e di matching per giovani in Italia, ma soprattutto e anche in Africa dove noi lavoriamo, favorendo appunto l'accrescimento delle loro competenze e stimolando la partecipazione e la creazione di nuove imprese, diciamo, green. Io farò un intervento veloce, molto veloce, perché vorrei poi invece restituire la parte un po' più di approfondimento ai due giovani, anzi ai due gruppi di giovani che mi seguiranno, che hanno potuto insomma diventare protagonisti del progetto Metti in Circolo il Cambiamento. Grazie Lorenzo, visto che hai messo online il sito, la landing page che si trova appunto sul sito LVA. Il progetto è un progetto culturale di educazione alla cittadinanza globale, cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che si rivolge a vari target di età, dalle scuole secondarie, quindi ai ragazzi più piccoli, ai giovani nella fascia tra i 18 e i 32 anni, e poi tornerò su questo argomento, a tutta la cittadinanza, con diciamo attività di educazione, appunto informazione e di attivazione sul proprio territorio, per cercare insieme appunto delle soluzioni condivise in chiave di economia circolare. Ecco, questo è proprio il focus del nostro progetto. Siamo in 4 regioni italiane, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Sicilia e in Toscana. Abbiamo coinvolto attori, enti pubblici, quindi amministrazioni comunali, enti del terzo settore, oltre appunto a noi ci sono Legambiente, ci sono altre organizzazioni, altre associazioni più tematiche che si occupano di temi ambientali o educativi, o di citizen science ancora, quindi ci sono anche partner più tecnici. Poi c'è il settore produttivo rappresentato da Confcooperative, e diciamo che queste tre aree, queste tre anime del progetto, enti pubblici, privato sociale e settore produttivo, insieme ai cittadini e ai giovani coinvolti dal progetto, appunto fanno sinergia per cercare delle risposte per il proprio territorio in vari ambiti. Che cosa ha fatto in particolare il progetto per i giovani, che insomma è questo l'argomento di cui voglio parlarvi oggi? Ha creato dei percorsi formativi per 60 giovani, 15 per ognuna di queste regioni che vi ho detto, partendo dalle competenze che già loro esprimevano e dai desiderata, per cui abbiamo selezionato, i giovani sono sottoposti diciamo a un processo selettivo perché le richieste erano molte di più, però noi abbiamo appunto fatto una scelta in base non tanto alla tecnicità portata, ma anche all'inclusione sociale di alcune categorie che magari hanno meno opportunità di trovare percorsi formativi e lavorativi. Però in realtà le competenze espresse sono veramente varie. Ci sono ingegneri ambientali, come educatori, personale più tecnico e invece ricercatori, ad esempio. Quindi diciamo il panorama è ampio. A questi 60 giovani è stata data la possibilità di appunto intraprendere dei percorsi professionalizzanti on the job, li abbiamo chiamati. Avremmo voluto attivare molti tirocini e già eravamo insomma in accordo, poi chiaramente il Covid, come immaginate, ha bloccato alcuni di questi percorsi o si sono trasformati in altro, quindi in percorsi più formativi non sul luogo di lavoro ma virtuali, oppure in alcuni casi comunque attraverso lo smart working i tirocini sono stati ripresi. Quindi questi 60 giovani hanno potuto intraprendere, alcuni hanno già terminato, alcuni ancora stanno portando avanti il loro percorso formativo, grazie proprio ai nostri operatori territoriali che sui vari territori hanno facilitato proprio il matching tra aziende, cooperative, fab lab, organizzazioni e giovani con le competenze specifiche. Inoltre abbiamo aperto un bando premiante per le 12 migliori idee espresse appunto da questi giovani partecipanti,
Poi ne sono state premiate 13 perché abbiamo insomma voluto, il primo escluso ci sembrava insomma assolutamente a pari merito con le altre idee premiate, e quindi queste 12 idee possono beneficiare, hanno cominciato e potranno ancora beneficiare proprio di un premio di 3.000 euro a sostegno di costi iniziali di lancio delle idee che riguardino la comunicazione, la partecipazione a fiere ed eventi dove possono appunto promuovere le loro idee. E queste idee vincitrici spaziano molto nei settori toccati, ci sono sicuramente la valorizzazione dei materiali di scarto, c'è la parte anche di recupero e riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi, visto che è stato un argomento insomma toccato oggi, oppure l'offerta di consumo di mobilità sostenibili, insomma sono diverse. Oggi appunto abbiamo con Lorenzo un po' focalizzato due best practice, diciamo, che potevamo raccontarvi. Una è di una giovane che si forza, chiama... Parola ai giovani, così direttamente esatto, riescono in qualche esatto. modo a rendersi protagonisti. Infatti, sì, volevo solo presentare appunto che si tratta in un caso di una giovane che ha partecipato al percorso formativo, ha seguito tutto il percorso formativo, nel secondo caso in un gruppo che ha espresso una delle 12 idee premiate da questo bando. Quindi tu Lorenzo vuoi presentare direttamente o faccio io il gancio adesso con i giovani? Prova, introducili così ascoltiamo okay. Allora, da loro le idee e la formazione in questo percorso non sono secondarie, questo lo diciamo a tutti quanti i tecnici che ci ascoltano. Per poter utilizzare e rigenerare gli spazi occorrono nuove idee, nuove competenze, quindi in questo senso questo percorso è assolutamente per questo, insomma siamo interessati ad ascoltare nel percorso che stanno facendo. Quindi comincerei forse da Uda, se vuoi introdurla, così ascoltiamo direttamente il percorso che sta facendo. Sì, ma io do subito la parola a Uda, che è sta facendo insomma l'esperienza anche lavorativa a Torino in questo momento e ha preparato anche delle slide, quindi so che se ha l'opportunità di condividere lo schermo ci potrà illustrare un po' il suo percorso formativo all'interno di Metti in Circolo e l'esperienza professionale che oggi sta portando avanti. Perfetto, prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, abbiamo un po' di ritorno, però no, adesso va molto meglio, vai. Sì, ok. Bene, io sono Uda e come ha anticipato Nicoletta sono una dei 60 giovani che ha partecipato a Metti in Circolo il Cambiamento. E intanto magari che parlo posso condividere lo schermo? Allora, vediamo se riuscite a vederlo. Riuscite a vedere il mio schermo? No, adesso vediamo, continuiamo a vedere te. Ah, vediamo, allora. Ah, mi fa uscire dalla riunione per condividere lo schermo. Non so se Sibilla ci può aiutare in qualche modo. No, penso che il problema sia che se non hai abilitato già Zoom per la condivisione schermo, sì, ti fa effettivamente uscire, abilitare e poi rientrare. Ah, capisco. Allora, se sgasà poco invertire, magari cominciamo a sgasà, così intanto Uda entra e riesce e continuiamo, perché perfetto. Poi molti di noi, insomma, immagino che mettiamo sempre colle una dopo l'altra. Prego. Allora, buongiorno, provo a fare la stessa operazione di Uda, vedere se riesco a condividere lo schermo. Credo che vediate. Perfetto, ti vediamo. Sì, prego. Okay. Molto bene. Sono Luigi Vallome del gruppo Sgasà, un progetto costruito insieme a Sara Bezzi, che anche lei fa parte del gruppo di Metti in Circolo del Cambiamento. Ci siamo conosciuti proprio a Firenze, durante il campus di LVA e Legambiente, e poi tornati a casa abbiamo allargato il gruppo con Lucia Penazzo e Maurizio Pilone per
scrivere questo progetto, che appunto è il risultato vincitore del bando Metti in Circolo il Cambiamento, ma anche del bando Giovani per Giovani di Compagnia di San Paolo, e quindi ha ottenuto un finanziamento che in questo momento ci permette di partire con il nostro lavoro. Essendo un bando molto mirato ai giovani, ideato da giovani e poi costruito per andare incontro ai giovani, appunto le finalità sono molto più giovani della popolazione e in particolare un rapporto partecipativo non solo tra giovani ma anche con la comunità circostante. Ti proponiamo quindi di proporre un modello socio-economico alternativo e sostenibile. Come lo facciamo? Adesso entriamo nel merito del progetto SGASA. Il nostro motto è sempre stato quello di sviluppare sostenibilità ambientale, economica e sociale, articolata quindi sotto questi tre punti di vista. Ambientale, quindi promuovendo un consumo sostenibile e critico di prodotti alimentari di alto livello e attivando un servizio di facilitazione tramite un furgone elettrico, quindi anche qua riducendo nettamente l'impatto ambientale del trasporto degli alimenti. A livello economico, individuare dei produttori giovani del territorio che rispettino determinati criteri di sostenibilità, appunto anche ambientale, e organizzare successivamente una piattaforma dove domanda e offerta si incontrano. Infine, dal punto di vista sociale, vogliamo riuscire a creare una rete di consumatori e produttori sensibili ai temi del nostro progetto e in una seconda fase avviare inserimenti di soggetti lavorativi. I soggetti coinvolti in questo progetto sono, come ha già detto Nicoletta, l'EVA come capofila del progetto, coadiuvata da noi quattro giovani proponenti. Poi abbiamo dei partner che vanno da ambito comunicazione ad ambito più di consumo e agricoltura, e poi una serie di altri soggetti, alcuni comuni della provincia di Cuneo, alcuni consorzi sociali, eccetera. Il partenariato si sta in questo momento allargando, stiamo partecipando ad altri bandi, quindi contiamo di allargare un pochino la rete di soggetti. I beneficiari, bene o male, ne abbiamo già parlato precedentemente, chi andrà a beneficiare. Dal punto di vista più pratico, le azioni in corso per ora è quella di creazione di un logo grazie all'impegno degli studenti dei licei artistici di alcune città della provincia di Cuneo, quindi verranno affiancati per poi creare il logo del progetto che verrà utilizzato per intera comunicazione. A breve partirà una fase di mappatura del territorio per andare a individuare i produttori che appunto soddisfano determinati criteri, quindi biologico, chilometro zero, fuso, o filiera molto corta, poche lavorazioni. Questi sono alcuni dei criteri che andiamo a cercare. A metà del 2021 organizzeremo degli incontri per mostrare... Scusa Luigi, ti devo chiedere di andare verso le conclusioni. Assolutamente. E andremo a creare una rete per far incontrare produttori e consumatori, e poi ci piacerebbe nel 2022 avviare questo servizio di distribuzione attraverso furgone elettrico, come dicevamo, per consegnare i prodotti individuati ai soggetti interessati. I progetti non finiscono qua, vorremmo fare molto altro, alcune cose riusciremo, altre magari no, però siamo continuamente in cerca di nuove opportunità per poter ampliare il nostro progetto. A nome anche dei miei soci di progetto vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere riuscito a stare nei tempi che ci eravamo prefissati, spero al contempo che Uda sia riuscita a risolvere i suoi problemi, l'abbiamo dato un po' di tempo, quindi possiamo direi passare
Grazie mille, complimenti per il percorso che state facendo. Uda, ce l'hai fatta entrare e uscire? Grazie sì. mille Luigi. Sì, prego. Rieccomi. Bene, allora. Vai, riproviamo con la condivisione se adesso va. Ecco qui. Mi vedete lo schermo, mi sentite? Benissimo. Benissimo, bene. Benissimo. Allora, come ha precedentemente detto Nicoletta, quindi ha presentato il progetto di Metti in Circolo il Cambiamento, io sono una tra le 60 giovani fortunate che ha potuto partecipare a questo percorso, che per noi giovani è stata una vera e propria opportunità, insomma, per maturare quelle che sono le nostre consapevolezze sui consumi e sul, insomma, sull'uso responsabile delle materie, cercare un po' di modificare quello che è il nostro stile di vita, quindi una transizione verso un'economia più circolare, quindi le famose R, riusare, riciclare, insomma, bene. Inoltre, l'esperienza, insomma, dei 60 giovani è iniziata a Firenze, tra il 5 e il 9 dicembre del 2019, in cui è stata una prima possibilità di conoscerci tutti quanti e anche una prima opportunità di formazione, in quanto abbiamo seguito webinar, abbiamo seguito delle conferenze e poi ognuno di noi ha avuto l'opportunità di fare un percorso formativo personale. Io, essendo ingegnere energetico e quindi ho avuto la possibilità di sviluppare appunto le mie competenze in campo tecnico e ho fatto un tirocinio, ahimè, causa Covid, da remoto con un'azienda islandese di hotelleria e abbiamo realizzato, insomma, appunto, volendo utilizzare questa opportunità del super bonus, realizzare delle costruzioni a basso impatto ambientale ed energetico sul suolo italiano. Poi, insomma, l'esperienza, ho avuto anche la possibilità di fare l'esperienza al Mugello, che è stata un'altra esperienza, un campus formativo in cui abbiamo avuto l'opportunità di fare anche dei momenti di esperienza nel campo. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo costruito un termocompost, quindi sempre restando in tema di energia, e abbiamo anche avuto l'opportunità di sentire di più l'aspetto inclusivo di questo campus, vedendo anche quelle che sono le esperienze dei giovani senegalesi, e quindi di vivere, di comprendere, insomma, i cambiamenti climatici e l'impatto che ognuno di noi ha sugli altri, e non solo dal punto di vista quindi della formazione, ma è stata un'opportunità per me anche dal punto di vista lavorativo. Infatti ora lavoro, insomma, per uno studio qui a Torino e ci occupiamo ovviamente di pratiche super bonus, e come ho detto prima nella presentazione, è molto richiesto, quindi in questo periodo ci sta dando molto lavoro, per fortuna. E, in ambito energetico, una delle, insomma, delle opportunità che ho avuto modo di approfondire anche grazie a Metti in Circolo il Cambiamento è stato quello che è iniziato come il mio progetto di tesi. Quindi abbiamo costruito un prototipo, il laboratorio che estragga acqua dall'aria utilizzando fonti rinnovabili di energia, in questo caso abbiamo utilizzato il solare, e da cui è nata, appunto, come potete vedere, anche una startup, AcquaSic. Altre opportunità che ho avuto sono state, insomma, grazie al percorso formativo di Metti in Circolo il Cambiamento, ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con il comune di Ostana, che ha attivato un bellissimo progetto che si chiama Green Change So for Life, ed è un progetto in cui è finalizzato, insomma, a gestire i boschi locali in modo innovativo, sostenibile, e a evitare, quindi contrastare quelli che sono i rischi climatici dovuti agli incendi e al dissesto idrogeologico, cercando anche di insomma, produrre e utilizzare il legname ricavato per produrre energie verdi. In questo caso vogliono anche, insomma, il progetto vorrebbe cercare di costruire una comunità energetica utilizzando appunto le materie presenti in loco. E quello che io non sono stata una fra i vincitori del bando, ma quello che è il mio progetto e spero di portare avanti è quello del Borgo Sostenibile, ed è un progetto di riqualifica di un borgo abbandonato, e vorremmo ripopolare le aree montane che in Piemonte sono numerevoli e purtroppo sono in stato di semi o totale abbandono, cercando di utilizzare le mie competenze tecniche, quelle del mio team, per realizzare appunto un albergo diffuso e cercare di ripopolare queste zone, creando anche una comunità giovane e sostenibile, e quindi in ottica di, insomma, comunità green.
questa è stata la mia esperienza e grazie a Metti in Circolo il cambiamento, e quindi vi ringrazio. Complimenti, complimenti Uda, complimenti Luigi, complimenti a Nicoletta, al progetto Metti in Circolo il cambiamento e queste idee, come dicevamo prima nell'introduzione, la possibilità di incrociare queste idee, questa innovazione con tutti gli immobili vuoti che ci sono, tu parlavi dei borghi abbandonati, rappresentano ovviamente delle potenzialità per poter fare, magari costruire delle filiere economiche civili e circolari all'interno del, del territorio nazionale e creare così valore. Grazie mille ancora, Metti in Circolo il cambiamento, siamo durante il roadshow, ci saranno diverse occasioni in Italia che organizzeremo da qui fino a giugno per conoscere maggiormente le idee che i giovani hanno promosso e che stanno costruendo in questo periodo con il progetto. Grazie ancora. Allora, prima di dare la parola a Catiuscia Eroe per le conclusioni dell'incontro, recuperiamo le domande che si sono in qualche modo accumulate sulla, sulla chat. Quindi chiederei a Alessandro Martella un po' quelle più di sua competenza e poi a Roberto Mancabitti, quella che invece riguarda un pochino più le banche. E se avete ancora delle domande da fare o volete prenotarvi per fare una domanda, proveremo a rispondere. E prego Alessandro, se sei ancora qui con noi. Sì. Togliamo l'audio, c'è un audio che... ok, prego. Quindi la prima è quella di Antonio Pascale sulle... Sì, non ricordo sì, male. Esatto. E l'altra una sola unità immobiliare. Sì, allora il limite di spesa rimane, se è un'unica unità immobiliare il limite di spesa rimane 30.000 euro e il credito di imposta è cumulabile, il superbonus è cumulabile con il credito di imposta del, per il mezzogiorno. Chiedo scusa, c'è qualcuno che ha il microfono aperto, non so se la regia riesce a individuarlo per staccarlo, perché sennò anche la registrazione. Quindi abbiamo detto sulla domanda numero due, se è cumulabile con il credito d'imposta per il mezzogiorno, allora la normativa si è espressa in tal modo. In merito al fotovoltaico ha espresso che non è cumulabile con null'altro, quindi che non è cumulabile con qualsiasi altro strumento regionale, comunale o con qualsiasi altro beneficio. In merito invece agli interventi di efficienza, non c'è un vincolo di incumulabilità, il decreto 28/2011 ha eliminato tutti i vincoli di incumulabilità, quindi in merito all'eco bonus potrebbe essere cumulabile, bisognerebbe vedere la normativa specifica sul credito di imposta. Quindi per il fotovoltaico no, per la parte efficienza potrebbe darsi se non c'è un divieto sul credito di imposta per il mezzogiorno. E poi se ci sono dei limiti economici alla sostituzione degli infissi, sì, ed è 60.000 euro il limite per gli infissi. Comprensivo ovviamente di tutto, IVA, spese professionali. Per quanto riguarda la successiva a un condominio di proprietà di soggetti IRES, la risposta è sì, nel senso che i soggetti IRES possono prendere il superbonus, solo per le parti comuni però, non per, a patto però che l'edificio sia a destinazione residenziale e che ci sia effettivamente un condominio. Un condominio si verifica quando ci sono almeno due proprietari. Quindi se l'immobile è di proprietà di un soggetto IRES per intero che ne detiene il 100%, no. Se invece il soggetto IRES ne detiene, detiene tutti gli immobili, tutte le unità immobiliari tranne una, sì, si configura un condominio e quindi anche il soggetto IRES per le spese sulle parti comuni può accedere al beneficio. Non so se ce ne sono, c'era quell'altra. Ne aggiunta un'altra, Alessandra. Nel caso in cui una cooperativa sociale Ollus sia proprietaria di un capannone utilizzato per le proprie attività, è possibile fruire del super bonus per la sostituzione della caldaia e o degli infissi e o dell'impianto di climatizzazione estiva? Sì, è possibile fruire del meccanismo di incentivazione. E per se l'edificio è riscaldato ovviamente, sugli infissi sì, sulla caldaia anche, non è possibile sull'impianto di climatizzazione estiva ad oggi, ma solo sull'impianto di climatizzazione invernale. Ovviamente è possibile montare una pompa di calore reversibile e che quindi ha una
un effetto, diciamo, collaterale positivo, cioè che è quello anche di climatizzare per raffrescamento. Però, diciamo, la destinazione dell'incentivo è legata agli impianti di riscaldamento. Benissimo. Forse anche per te, quella che poi faremo a Roberto Mancabitti, banche general contractor, tu dal fronte general contractor, in questa fase stanno muovendosi privilegiando interventi grossi. Un istituto da noi consultato ci ha detto di non trattare pratiche al di sotto dei 250.000 euro. E spesso ciò è incompatibile con le capacità tecniche, amministrative ed economiche delle realtà del terzo settore. Come si è orientati a BNL, lo chiederemo a Roberto Mancabitti, e a 0 su 2 su questo aspetto? Allora, è vero, nel senso che i general contractor si muovono, non so per le banche, ma insomma, è vero che i general contractor cercano di muoversi su commesse di importo rilevante. In caso di, secondo noi, di terzo settore, il limite è determinato dalla presenza spesso di un unico unità immobiliare che definisce i limiti di spesa, no? Come sappiamo, abbiamo detto 50.000 per l'edilizia, per il cappotto, 30.000 per gli impianti e via dicendo, via discorrendo. Quindi quando l'edificio è composto da un'unica unità immobiliare, l'intervento spesso si configura di una dimensione intorno ai 100-120.000 euro, che spesso non è compatibile con general contractor. A 0CO2 è, diciamo, general contractor atipico, perché i soci sono, diciamo, la Lega Ambiente, il Kyoto Club, quindi è molto attento a queste tematiche e quindi le approccia in maniera diversa e quindi è disponibile a trattare anche interventi più piccoli. E bisogna affrontare ovviamente i problemi tecnici del caso, ovvero laddove ci troviamo con un limite di spesa di 50.000 euro, probabilmente sarà difficile realizzare il cappotto su un edificio di 1.000 metri quadri, proprio perché diventa economicamente non si sostiene. Quindi ci sono due modi: o il proprietario della struttura, l'associazione, la Onlus, sostiene le spese della quota eccedente i 50.000, oppure bisogna limitare il cappotto a un numero di metri quadri che rientrano nei 50.000, quindi magari cappottando ad esempio la copertura, ovvero le pareti nord, e verificare che questi interventi, chiamiamoli parziali, che non sarebbero quindi globali, permetterebbero però di saltare le due classi. Certo. Benissimo, chiarissimo, grazie mille. Rivolgo la stessa domanda a Roberto Mancabitti, non mi sembra ce ne siano le altre, così riusciamo a essere puntuali e andare verso le conclusioni con Catiuscia Roi, responsabile dell'ufficio economia, sì, l'ufficio energia di Lega Ambiente, Roberto Mancabitti. E Lorenzo, allora il tema esiste effettivamente della compatibilità dell'importo poi con le strutture che sono dedicate, no? Perché abbiamo vissuto un po' lo stesso fenomeno quando in piena pandemia è stata lanciata col decreto Cura Italia la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia fino a 30.000 euro, fino al 25% del fatturato, laddove c'è stata una pressione enorme sulle strutture della banca, che sono strutture rigide, che non si possono espandere molto rapidamente. Poi col tempo siamo entrati in regime e siamo riusciti ad acquisire un modus operandi che ci ha consentito di gestire questa mole di operazioni. Sta avvenendo, per fortuna con più lentezza, la stessa cosa sul superbonus, nel senso che dopo una fase di studio la numerosità di richieste sta crescendo molto e chiaramente può diventare problematico poi gestirle in maniera efficiente, perché comunque se si programma un intervento di ristrutturazione non si può dire al nostro cliente: guarda, ti diamo una risposta in 6 mesi, anche perché si andrebbe fuori poi tempo massimo. Però noi non abbiamo posto dei limiti, assolutamente, quindi noi non abbiamo il limite di 250.000 euro e ancora in questa fase vediamo tutto. Oggettivamente, se si tratta di un intervento molto piccolo, bisogna vedere il rapporto costi-benefici, in sostanza, se la cosa sta in piedi. Però non ci sono limitazioni, quindi noi siamo aperti a tutto, soprattutto il terzo settore, che per definizione ha delle strutture di solito piccole, quindi piccoli interventi, no? Noi le intercettiamo tutte e le stiamo gestendo tutte. C'è un tema prospettico che vedo importante, perché vedo quanto sta crescendo la domanda di questi interventi. Tra qualche mese, se riusciremo
no, a gestire una mole di domande che potrebbe essere esponenziale e incontrollabile. In questo quadro ci dovrebbe esserci poi un intervento normativo che allunga i tempi, no, di fruibilità dell'agevolazione fiscale, perché altrimenti il rischio è che parecchie centinaia di progetti poi non riescano a vedere la luce proprio perché non rientrano nei tempi previsti, un po' perché anche le strutture che possono sviluppare questi progetti non sono illimitate in Italia, le strutture finanziarie, quelle di consulenza sono comunque poche, per cui io vedo prospetticamente un problema, al momento non c'è, per cui al momento noi siamo in grado di intercettare qualunque domanda, faremo di tutto per portarle a termine. Benissimo, grazie mille, chiarissimo. C'è una domanda in più per Alessandro Martella, gli chiederei se è possibile di lasciare un contatto mail alla persona che l'ha fatto, perché così proviamo a stare nei tempi e chiudere per le 5, senza comprimere troppo le conclusioni di Catiuscia, però per le 5 delle 5:05 di poter chiudere l'intervento. Passerei la parola a Catiuscia Roe per le conclusioni di questo pomeriggio insieme. Grazie Lorenzo, intanto ringrazio tutti i nostri relatori, le nostre relatrici, è stato sicuramente un pomeriggio interessante. Noi ringrazio anche la fiera che ci ha ospitato, una fiera per la prima volta virtuale, vi consiglio di farvi comunque un giro anche soltanto per imparare a muovervi nel mondo virtuale. Io ancora non ci sono riuscita e questo indica anche che non sono particolarmente giovane, però quello che mi viene in mente è che in questi mesi si è parlato tanto, no, parliamo tanto di super bonus di 110 e poi ci sono delle occasioni e delle opportunità anche per altri settori che non riguardano soltanto l'edilizia residenziale, i condomini, le unifamiliari, che sono proprio quelle di questa sera, dei temi di cui stiamo parlando questa sera, che sono quantomeno occasioni importanti, esattamente quanto rappresenta questo incentivo, che ricordiamo essere uno tra gli incentivi più generosi al mondo, perché raramente abbiamo visto uno Stato che ti restituisce il 10% di quello che si investe, in più con un meccanismo anche della cessione del credito, per cui per aiutare anche tutti quei soggetti che non hanno quella capacità di investimento, e soprattutto che potrebbe avere, potrebbe avere un ruolo davvero importante in termini, io dico sempre, di welfare rispetto alle famiglie, anche quando parliamo di terzo settore, perché riuscire a efficientare un edificio, che sia un condominio, che sia un luogo, che sia un edificio diverso non residenziale, è quantomeno un aiuto e un investimento, vuol dire, io dico sempre, aumentare la capacità di spesa delle famiglie, o in questo caso anche degli enti del terzo settore, che ricordiamolo svolgere in questo paese un ruolo fondamentale, non soltanto in termini di economia, ma anche in termini di aiuto sociale, di quello che fanno per i cittadini, per le città, per l'innovazione che portano, per il portato, no, che hanno dietro, e per la capacità che hanno spesso, io dico anche, di resistere rispetto a tante altre situazioni in cui non sono particolarmente dotati di strumenti che gli consentono di innovarsi e di innovare territori come oggi abbiamo bisogno di fare nel settore edilizio. Poi c'è un tema delicato sulla quale noi abbiamo, come Legambiente, abbiamo certamente criticato, che è quello di non aver avuto il coraggio in qualche modo di spingere molto su quelli che sono i parametri climatici, no, e i parametri ambientali. Tema complesso che con Azzero CO2 lanceremo, l'abbiamo lanciato, la lanceremo nei prossimi giorni, ancora meglio il lavoro che stiamo facendo anche su questa cosa, proprio perché efficientare poi vuol dire ridurre tutta una serie di sprechi che fanno male non soltanto, no, a quelli che sono i temi dell'inquinamento atmosferico, ma anche in tema di clima. Quindi, come dire, è uno strumento importante in termini di welfare e in termini ambientali. E poi però c'è anche tutti gli altri temi che sono stati sviluppati, che sono stati citati o raccontati oggi, in termini di posti di lavoro, in termini di capacità delle imprese e di muoversi anche a parte delle imprese. Se pensiamo che il settore edilizio è il settore che in questi anni ha perso tantissimo posti di lavoro, vuol dire dare una mano anche al settore per recuperare posizioni, e quindi aiutare le famiglie con nuovi stipendi, e quindi sicuramente è un ruolo importante. Però è anche l'occasione, come ci ricordavano prima, di far rivivere luoghi,
abbandonati, i 6 milioni di edifici fanno inutilizzati, di luoghi inutilizzati nelle varie declinazioni da gli ex siti di macellazione piuttosto che i borghi che ci facevano appena vedere. Io penso alle aree montane, penso alle aree interne, sono tutti luoghi che tramite i giovani, ma non soltanto, possono, e anche grazie a questo incentivo, possono rivivere anche in termini di innovazione. Questo è sicuramente importante anche per dare nuovi spazi, perché poi l'abbiamo visto anche in questa fase di pandemia, no? Tutti siamo stati costretti a vivere per mesi dentro casa, e il valore del vivere, il valore dello stare in alcuni luoghi chiusi e come ci si sta e come sono stati costruiti è sicuramente un tema importante. Ora c'è una caccia impressionante all'uscita in qualche modo dai centri urbani, dai condomini, per andare a cercare spazi con giardini, spazi aperti, perché il vivere come viviamo, come lavoriamo all'interno di questi edifici è sicuramente importante. E dare strumenti al terzo settore per rivalutare, rivalorizzare questi luoghi, ma anche per dare maggiori strumenti allo stesso terzo settore, è sicuramente di una straordinaria importanza che noi dobbiamo saper cogliere. Per questo con Lorenzo, abbiamo, grazie a Lorenzo soprattutto, che poi mi ha stimolato tanto rispetto a questo tema e lo ringrazio, abbiamo pensato che questo poteva essere un primo incontro di una lunga serie, proprio per cercare di stimolare la filiera del 110% e del super bonus, perché sono una congiunzione perfetta rispetto a tante delle politiche che noi raccontiamo come associazione. E mi faceva impressione anche il dato raccontato, no, della crescita del patrimonio residenziale, del patrimonio edilizio rispetto alla crescita della popolazione: il più 400% di edilizia, il più 30% di crescita della popolazione mette in evidenza una sproporzione impressionante, ma anche come la popolazione, se non si riorganizza dentro questi spazi, non è neanche in grado di riviverli, per cui rischiano davvero di essere semplicemente abbandonati, di non essere mai più utilizzati e di perdere luoghi, di perdere territorio, di perdere anche capacità, no? E magari invece di stare tutti accumulati nelle stesse aree urbane. Invece dobbiamo lavorare insieme. Sono contenta della tutta la filiera che Lorenzo ha messo su, di tutti gli interventi che ci sono stati, perché raccontano quanto si può fare, insieme, quanto possiamo lavorare e i margini che ci sono per raccontare, iniziare a fare un racconto diverso, non soltanto, ripeto, di condomini e unità residenziali, ma anche di un patrimonio edilizio che esiste in questo paese, che è uno spreco non utilizzare e che poi, come ci diceva, perde valore e si arriverà poi a quel punto di non ritorno per la quale magari non vale neanche più la pena provare a immaginare un progetto su un edificio totalmente abbandonato, totalmente a pezzi, e forse varrebbe la pena buttarlo giù, recuperare quel territorio, no, e vedere se domani si può realizzare altro. Invece ci sono luoghi che vale la pena di realizzare, di valorizzare. Lorenzo ne potrebbe raccontare a decine, oggi si è limitato e mi ha sorpreso questa sua limitazione, ma lo faremo nei prossimi appuntamenti e lo invito a farlo, perché l'importanza di questo, di quello che sta facendo il terzo settore, di quello che può fare utilizzando questi luoghi, è davvero importante. È ovvio che dobbiamo superare tutta una serie di criticità, nessun incentivo è perfetto, nessuna norma è perfetta, ci sono tutta una serie di ragionamenti che vanno fatti, c'è bisogno da parte sicuramente degli istituti di finanziamento di aiuto rispetto ai meccanismi, anche un po', chiamiamole, denunce che vengono fatte rispetto, no, a tanti istituti che si muovono su grandi investimenti tralasciando il piccolo, eppure il piccolo è quello che spesso trascina un contesto, che trascina l'innovazione e che porta valore aggiunto rispetto all'esistente, no? Per cui il lavoro che faremo anche con Azero CO2 sarà improntato anche su questo. Noi ne siamo contenti, ne siamo orgogliosi e credo che sia, come dire, l'inizio, secondo me, di un percorso lungo che ci vedrà, spero, tutti insieme protagonisti per come dire, un'edilizia migliore in questo paese, perché ne abbiamo veramente bisogno. Noi ogni anno con Sibilla, che ringrazio sempre per l'aiuto e la collaborazione con la campagna di Civico 5.0, l'abbiamo fatto con tutti in classe A, andiamo a fare quelle che sono le analisi termografiche degli edifici.
e non è che abbiamo molto da raccontare di diverso. La cosa più frustrante è che ogni edificio ha quelle stesse dispersioni, quelle stesse caratteristiche di edificato in maniera insufficiente, di dispersione, di perdita, quindi vuol dire di perdita anche di soldi, banalmente, no? Chi come noi vive nelle nostre case, se non sono ben isolate, la maggior parte del riscaldamento che utilizza è il riscaldamento che esce dalle finestre, che esce dalle pareti murarie, e sono soldi persi, che io dico sempre che si possono valorizzare, per esempio, con più giorni in vacanza. Se a tutto questo meccanismo poi del 110% ci associamo anche l'altro pezzo, che è quello della produzione energetica, che il 110% inserisce tramite il fotovoltaico, ma anche quella, ad esempio, della comunità energetica, che oltre alla produzione valorizza anche il fare comunità, l'essere comunità, il portare quegli incentivi per investire di nuovo su quel luogo, sulla comunità. Immaginate quale meccanismo, no, si può sviluppare in luoghi come questi, quale portato possono portare insieme in termini di welfare, di aiuto alle famiglie, di aiuto al terzo settore, anche, appunto, ripeto, in una logica di un aumento di strumenti in grado di aiutarci e di aiutarci tra di noi. Io quindi credo che questo è un momento complesso, perché la pandemia è sicuramente un momento inaspettata, complessa per tutti, però ci sono degli strumenti che ci possono far guardare lontano, che ci danno sicuramente speranze per vivere, io dico, in un'edilizia migliore, oltre che in un mondo migliore, e sono certa, insomma, che piano piano supereremo tutta una serie di criticità, e noi lo speriamo, stiamo spingendo affinché questo 110% non si limiti alla fine del 2022 e gli ulteriori 6 mesi per l'edilizia pubblica, perché quello è poi un settore dirimente, cruciale per tante famiglie, e speriamo che vada più a lungo possibile, proprio per cercare di intercettare non soltanto tutti quelli che sono gli edifici abbandonati, anche se è un sogno, 6 milioni sono veramente tanti, ma poi c'è anche tutto il patrimonio edilizio in cui viviamo e lavoriamo, che sarebbe il caso, insomma, sulla quale agire, sarebbe di straordinaria importanza. Io chiudo per non essere troppo veloce, per non essere troppo lunga, scusate, per stare nei tempi, e vi saluto ringraziando ancora tutti. Grazie, grazie mille Katiuscia, grazie a tutti gli intervenuti, Alessandro Martella, Roberto Mancabitti, Roberto Tognetti, Nicoletta Gorgerino, i giovani che hanno presentato le loro idee, Katiuscia Eroe. Non mi sono presentato all'inizio, lo faccio alla fine. Chi non mi conosce, sono Lorenzo Barucca, responsabile nazionale economia civile di Lega Ambiente. Vi ho lasciato la mail nella chat, perché ha detto giustamente Katiuscia, siamo all'inizio di un percorso. Chi vuole restare in contatto, chi vuole in qualche modo essere avvertito dei prossimi appuntamenti, dei prossimi approfondimenti, può sicuramente scriverci per restare in contatto. È un percorso non semplice, avremo bisogno di fare delle sperimentazioni nei territori, di fare dei carotaggi, di vedere effettivamente questa norma come si può calare a terra. Non sarà un percorso semplice, è stato detto, ma sarà sicuramente appassionante. Ci sono tutti quanti i presupposti per creare un effetto moltiplicazione, un volano di sviluppo economico, civile e circolare per questo paese. Un caro abbraccio a tutti, buona serata, e grazie a Sibilla Amato, che ha curato la regia di tutto quanto l'appuntamento, e grazie a Geco che ci ha ospitato. Grazie a voi tutti, arrivederci. Ciao Roberto, grazie mille. Ciao a tutti. A tutti. Ciao, arrivederci.